Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federic e come avete letto dal titolo, oggi farò i 10 giochi migliori secondo me per la PlayStation 4, anche i giochi multipiattaforma, perché se mettevo solo le esclusive poi non mi sapevo decidere, anche perché non ho giocato tutte le esclusive per la PlayStation 4, anche per esempio soprattutto il remake di Shadow of the Colossus, che mi hanno detto che è davvero bellissimo e fatto bene. Il problema è che io non l'ho potuto giocare. Allora, ragazzi, consiglio di iniziare subito perché verrà un video davvero lungo. Al decimo posto io metto Crash Bandicoot, il remake di Crash Bandicoot dell'1, del 2 e del 3. Diciamo che tutti e tre i giochi sono davvero ben fatti e ben remixati. Non si possono dire remixati, scusate. La grafica, diciamo, moderna, alcune meccaniche di gioco però sono ancora vecchie, perché il gioco, a parte levando la grafica, è rimasto uguale a quello, ai giochi su PlayStation 1. Quindi alcune meccaniche sono ormai un troppo passate, sono, diciamo, vecchie. Però se passate, sorvolate sopra questo problema, potrà piacere davvero tanto, soprattutto il mio preferito. Il 3 è il più divertente secondo me e anche considerato, diciamo, dalla massa il migliore. Però anche l'1 e il 2 sono molto belli, soprattutto l'1 è difficilissimo, ragazzi. Penso che fra i 3 è il più difficile. Ve li consiglio e passiamo avanti. Al nono posto gli metto Dark Souls 3. Allora, voi mi potete dire, ma perché per PlayStation 4 c'è come esclusiva Bloodborne, sviluppato sempre da From Software, diciamo le cose giuste. Dark Souls 3 però mi è piaciuto un po' di più, diciamo. Io non ho mai finito un Dark Souls, proprio io l'inizio, sono scemo anche a comprarli perché l'inizio non li finisco. Era arrivato a metà in Dark Souls 3, però poi mi sono bloccato in un mondo, ma non perché era un punto difficile, proprio non sapevo dove andare, che è diversa cosa. È davvero impressionante come non finisco i Dark Souls. Cioè, io non i Souls, io non finisco i Souls, io non li finisco i Souls perché non so andare avanti, nel senso che non so sfidare i nemici. Il problema è non so dove andare, è quello il problema. Chiusa questa piccola parentesi, diciamo che se avete giocato gli altri Souls, è come quelli, solo migliorato, grafica molto migliore. Cioè, se voi giocate gli altri giochi, l'uno e il due non si possono proprio vedere. Almeno questa è una grafica decente, voi mi direte. Ma grazie, è da PlayStation 4. Non c'entra, ragazzi, perché se guardate per esempio il 2, uscito pure per PlayStation 4 e anche su PlayStation 3, non si può vedere in confronto. Dark Souls 3 ha comunque un gameplay ben fatto e la lore, ora ragazzi dovrei fare un macello per spiegarvi cos'è la lore. Praticamente la storia del gioco non viene raccontata appunto, no, diciamocela breve, non esiste una storia in Dark Souls, ma viene raccontata attraverso il mondo del gioco, cioè sei tu che devi capire la storia di Dark Souls. È bello per gli appassionati. A me non piace tanto questa cosa, però non posso non considerarlo un punto di forza del titolo. Comunque, ragazzi, non ho posto più che meritato. All'ottavo posto gli metto Batman Arkham Knight, regalato il giorno del mio compleanno, il 25 giugno. Mi ricordavo che usciva tipo il 24, ecco perché mi ricordo ancora la data del gioco. Diciamo che può piacere questo gioco, soprattutto anche ai non appassionati della serie di Batman. E diciamo che i giochi su Batman, almeno quelli supereroistici, sono gli unici giochi supereroistici decenti che esistono. Se voi prendete un gioco su Spider-Man, anche se deve uscire a settembre il gioco di Insomniac, cioè Spider-Man, che sembra figo, tutti gli Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man e chi ne ha più ne metta, fanno tutti pena, tranne la serie Arkham che ha risollevato i giochi supereroistici. Diciamo che il sistema di combattimento è ovviamente ben fatto, ripreso anche dagli altri giochi precedenti. L'introduzione alla Batmobile è ben apprezzata dal buon Federic.
soprattutto perché è fighissima, soprattutto l'introduzione quando viene mostrata la prima volta, solo che è un po' abusata, è questo che non mi è piaciuto tanto. Sì, è bella, però ogni cosa non va abusata. Comunque, ragazzi, grandissimo gioco che vi consiglio, soprattutto anche ai non appassionati di Batman. Allora, ragazzi, mettiamo al settimo posto Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, uno dei giochi più sottovalutati, penso, di sempre. Allora, voi direte, ma come su Metacritic c'è 95 su 100? Ma come tutte le recensioni gli hanno dato, quella che gli ha dato un voto peggiore gli avrà dato 8, 7 e mezzo, tutti gli hanno dato 9, 9 e mezzo. Sì, ma è stato sottovalutato tantissimo dal pubblico e non ho capito mai il perché. Perché alla fine, ragazzi, intendiamoci, questo è un gioco bellissimo. Concordo che la trama non è a livello degli altri Metal Gear, questo poco ma sicuro, però c'ha sempre delle belle scene. Spoiler, attenzione. Per esempio la scena in cui ci abbandona Quiet, quella è una scena davvero triste. E non so perché viene sottovalutato, io ancora non l'ho capito, perché il gameplay è uno dei migliori che ho mai giocato e la grafica... giocato ancora oggi ha una grafica spaventosa, quindi non capisco perché è così sottovalutato. E mettete like se siete d'accordo con me. Oppure scrivetemi sotto nei commenti, secondo voi, se è una delusione oppure un gran gioco. Mettiamo al quinto posto Heavy Rain Beyond, usciti insieme per PlayStation 4. Sono entrambi bellissimi, erano già usciti per PlayStation 3, infatti questa è la versione rimasterizzata. Heavy Rain era uscito nel 2010 e Beyond un anno prima dell'uscita, non mi sembra lo stesso anno dell'uscita di PlayStation 4, ora non mi ricordo bene. Sono dei giochi davvero bellissimi, anche perché mi piace questa tipologia di giochi, però deve piacere anche a voi, cioè i giochi in cui il gameplay non esiste, sono praticamente dei film. Cioè, come componente importante, diciamo, la trama. Quindi se vi piace di più giocare, diciamo, non sono giochi che vi consiglio, però se vi piacciono i giochi con una bellissima trama, sono da consigliare assolutamente. E i personaggi rimarranno memorabili. In Heavy Rain possiamo dire che è uno dei gialli più belli che esiste su console, mentre Beyond ha una storia ben narrata e ben scritta, quindi vi consiglio di giocarli. Se quello era il quinto, no, no, scusate, quello Heavy Rain e Beyond erano al sesto posto, metto al quinto posto Horizon. Intanto sentiamo le campane della chiesa. Horizon, io lo metto appunto al quinto posto, grandissimo gioco. Diciamo, forse insieme ad Uncharted e a God of War, la migliore esclusiva è Bloodborne, la migliore esclusiva forse uscita per PlayStation 4 in questo momento. Horizon, diciamo che è un grandissimo gioco, è un gioco rivoluzionario perché, dai, dobbiamo metterlo a un mondo di gioco mai visto prima, un gioco open world con dei robottoni gigantici, ragazzi. Dei dinosauri robot, cioè il sogno di tutti i bambini piccoli. Diciamo che i personaggi, l'unica pecca secondo me sono i personaggi, perché a parte qualcuno si salva come ragazzi e Aloy Rost, che mi sembra si chiama Rost, che era non il padre, diciamo quello che badava da lui, mettiamola così. A parte pochi che si salvano, non mi piacciono tanto i personaggi. Soprattutto le espressioni facciali, questo non me l'aspettavo. Comunque, Horizon è un gioco incredibile, con la grafica migliore forse mai vista, forse superata solo da God of War in questo periodo. Comunque, spero che uscirà un seguito di questo gioco, anche se ha un finale autoconclusivo, cioè forse non ha senso tanto far uscire un secondo gioco, perché questo è stato, diciamo, un gioco rivoluzionario, anche se non lo considero un capolavoro, però secondo me è un gioco sul 9, ma anche qualcosina in più. Comunque, grandissimo gioco, vi consiglio di acquistarlo. Metto al quarto posto God of War. Allora, voi mi direte, perché
perché al quarto posto e non più in alto? Perché anche ancora non l'ho finito, sono arrivato a metà gioco, mi sta piacendo tantissimo. Tipo ci gioco un'ora al giorno, ma anche di più. Allora, ragazzi, è davvero un gioco mostruoso. Secondo me God of War è stato rivoluzionato in meglio. Il primo, il secondo e il terzo avevano, diciamo, lo stesso gameplay su per giù. Questo rivoluziona tantissimo la serie, con un Kratos invecchiato con la barba e con suo figlio Atreus, l'aggiunta, diciamo, di questo God of War, che arricchisce il gameplay perché lui aiuta Kratos anche lanciando le frecce e facendo altre cose. In più è bello molto il rapporto che si lega fra Kratos e Atreus. Ancora mi dicono che la seconda parte di gioco è stupenda, quindi può essere, se rifarò una classifica del genere, God of War sarà più in alto di come è adesso. Comunque, grandissimo gioco, ve lo consiglio, il gameplay è divertentissimo. E le ore passano e tu non te ne accorgi, davvero un gioco che consiglio. Al terzo posto gli metto Bioshock. Allora, per chi non conoscesse, Bioshock è stato uno dei giochi più rivoluzionari della scorsa generazione, cioè per PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Soprattutto Bioshock 1, perché il 2 mi è piaciuto tanto, infatti è il primo Bioshock che ho giocato, però se devo parlare oggettivamente è meglio l'1, e Infinite, che è il terzo capitolo, si avvicina a una trama migliore secondo me, però dal punto di vista del gameplay secondo me è meglio il primo Bioshock, almeno secondo me. Il primo Bioshock è qualcosa di mostruoso. Rapture è una delle ambientazioni più belle di sempre. C'è il cattivo, se vogliamo, Andrew Ryan, che poi non è proprio il cattivo, diciamo, comunque, che è odioso perché è stato, diciamo, quello che ha costruito Raptor, che poi è diventata una città sottomarina, sì, sottomarina, sotto il mare, ecco, diciamo, è davvero un gioco impressionante. E, diciamo, Bioshock ha fatto la storia, per esempio, quando si pensa a Bioshock, si pensano ai Big Daddy con le sorelline, quando sono belli. Infatti nel secondo gioco, per quando erano amati i Big Daddy, noi impersonifichiamo un Big Daddy, cioè per intenderci. Per chi non lo sapesse, Big Daddy sono delle specie di robottoni, ecco, mettiamola così. Robottoni, mettiamola così. Che hanno le sorelline, cioè bambine piccole che sembrano dei zombie. Pensate la genialità. Comunque, ragazzi, giocatelo, soprattutto il primo. Anche se il primo sembra horror, ragazzi, fra i tre è quello che sembra più horror, almeno all'inizio mi ha dato questa sensazione. Comunque, giocateli perché sono bellissimi tutti e tre. Andiamo al secondo posto in cui metto The Witcher 3. Allora, ragazzi, io ho una classifica dei 5 videogiochi migliori del 2015. Avevo messo The Witcher 3, mi sembra quinto o quarto. Comunque, l'avevo messo alto perché dicevo è sopravvalutato, tra l'ero e tra l'ala. Però, poi quando l'ho giocato, l'ho rivalutato tantissimo, ragazzi. E The Witcher 3 è la prova che tu non devi valutare un gioco, diciamo, dalla copertina, perché è un gioco incredibile, un mondo gigantesco, puoi fare di tutto. Dura un centinaio d'ore, contando anche le missioni secondarie. Tutti i personaggi sono ben fatti. Da Geralt, Ciri, Triss, Yennefer e poi chi se li ricorda. Mi ricordo uno che incontriamo, si chiama con il nome di una parolaccia, ora non mi viene in mente come si chiama, comunque era un nome che mo ricordo perché era abbastanza divertente. Comunque poi The Witcher 3 su PlayStation 4 contiene anche le due espansioni, Hearts of Stone e Blood and Wine. In più contiene altri 16 DLC, quindi aumentano a dismisura le ore di gioco. Ragazzi, giocatelo perché
È bellissimo, grafica ancora bella ancora oggi. Il gameplay che molti hanno criticato, ma secondo me è ben fatto. E poi la difficoltà è alta, soprattutto se giocato a livello di difficoltà massima, quindi a difficile. Ma mi sembra che non è proprio difficile la difficoltà massima, ora non mi ricordo bene. Comunque, giocatelo, ve lo consiglio. E niente, non c'è più niente da dire. Passiamo al primo posto, che in realtà è un pari merito fra Uncharted 4 e The Last of Us. Ve lo giuro, ragazzi, non sapevo chi cavolo mettere in prima posizione. Alla fine ho detto, oh, li metto insieme. Ragazzi, entrambi sono mostruosi. Uncharted 4, diciamo, è il gioco d'avventura secondo me più bello di sempre. E non annoia mai. Sarà anche perché io sono un appassionato della saga di Uncharted, ma sinceramente parlando, oggettivamente parlando, è un giocone mostruoso. È divertentissimo. Le ore passano in maniera incredibile. Cioè, mi ricordo la prima volta che ci ho giocato, ci avevo giocato tipo 3 ore, non me ne ero accorto. E l'online io non ci ho potuto giocare perché a casa mia non prende l'online. Comunque è incredibile. Libertalia è una delle ambientazioni più belle che ho mai visto. E poi ce l'ha aggiunto alcuni personaggi, come Sam, il fratello di Nathan, che sono davvero carismatici e ben fatti. Quindi facciamo un applauso, diciamo, a Uncharted 4. Mentre The Last of Us è uno dei giochi più emozionanti e belli degli ultimi anni, molto probabilmente. Passo un elicottero intanto. The Last of Us, ragazzi, non so se lo sentite, ma fa un rumore pazzesco. Comunque, The Last of Us è un grandissimo gioco che secondo me merita tantissimo. Ellie e Joel non sono, sono, sembrano padre e figlia, per quanto hanno un bel rapporto. Diciamo che il gioco è prevalentemente stealth, però si può giocare anche, diciamo, in modo non alla Uncharted che ti metti a sparare a tutti, ma quasi. Anche se la rovini praticamente il gioco, che secondo me va giocato di più stealth, cioè senza farsi vedere, uccidere in modo silenzioso, in quel senso voglio dire. E la trama è davvero ben fatta, una delle narrazioni migliori in assoluto, cioè è ben narrata la trama, si svolge molto bene. E ci sono alcune morti che fanno davvero emozionare ed è difficile piangere per un videogioco. Infatti io non ho pianto per The Last of Us, però ci sono persone più sensibili che ho visto piangere anche su YouTube, emozionarsi con questo gioco stupendo che consiglio a tutti. Un gioco che molti dicono che è sopravvalutato, ma secondo me dovrebbero giocare prima di parlare di questo gioco. Anche perché, ragazzi, come c'è scritto sulla copertina, ha vinto più di 200 premi, ragazzi, per quanto è stato lodato dalla critica e dal pubblico. Un gioco che ho amato e che vi consiglio, Ellie, best personaggio ever. A parte lo scherzo, e tutti i personaggi che compaiono in The Last of Us sono veramente ben fatti, ragazzi. E questi due soprattutto sono i giochi che più vi consiglio. E poi ovviamente tutti gli altri sono anche dei mostri sacri, dei giochi incredibili. La classifica è finita qui, lo sapevo che durava un botto. E infatti è durata ben quasi 20 minuti. Ragazzi, comunque spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like se vi è piaciuto questo video e commentate dicendomi se avete giocato uno di questi giochi. E anche consigliarmi altri giochi da giocare, perché ovviamente non è che posso giocare tutti i giochi di questo mondo. E se secondo voi siete d'accordo con questa classifica fatta a me. Vi saluto, ciao ragazzi!